E siamo pronti con la nostra rassegna stampa quotidiana, quindi salutiamo e diamo il benvenuto e il bentornato a Roma anche a Davide Giacalone. Buongiorno Davide. Buongiorno, buon inizio di settimana, buona radiovisione a tutti, procrastiniamo questa cosa a domani e quindi... O a dopo, vediamo domani, o alla fine. Domani, no, voi avete notato con che classe procrastiniamo così. Ci abbiamo messo 6 ore a dirla va giusta. Bene, Davide, noi. Va arrivano bene, le bene. Ultime notizie alla andiamo. Nostra redazione. Bella questa rassegna stampa, devo dire, breve ma intensa. Scherzi a parte, partiamo vai. Dalle parole del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, le avete ascoltate anche nell'edizione delle 6, delle 7 del nostro giornale orario. Chi non si vaccina non parli di libertà, la scossa del Colle, Mattarella si mette a rischio la vita altrui, la leggiamo dalla prima pagina del Messaggero. E poi Ricciardi, immunità al 90% o obbligo per tutti. A te. Sì, ma per dire, Presidente della Repubblica ha fatto bene, ma si tratta di un concetto, diciamo, abbastanza elementare. Noi siamo entrati in una stagione, in un'era per la verità, nella quale diritti, 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 non esistono diritti senza doveri adempiuti. È la prima pagina dei Doveri dell'uomo di Giuseppe Mazzini, diciamo 2 secoli fa, cioè, volendo non era già stato detto. La libertà è responsabilità, si è liberi quando si è responsabili delle cose che si fanno. Vi pare troppo complicato come concetto? Allora, Giorgio Gaber, la libertà è partecipazione. Partecipazione significa stare alle regole degli altri, che comprendono anche la vita degli altri. Se io ho solo regole che chi se ne frega di tutti gli altri, questa è allora diventa esclusione. La libertà non è esclusione, è per l'appunto partecipazione. Quindi, vabbè, tutto questo, diciamo, è molto interessante. Segnalo oggi su Repubblica c'è un'intervista al professor Roberto Battiston, il quale peraltro insegna fisica, cioè non è virologo, perché per contare le zucchine non bisogna essere necessariamente agricoltori, per contare i pesci non bisogna necessariamente essere pescatori, per contare, diciamo, i risultati dei vaccini non bisogna necessariamente essere virologi, lo dico a quelli che dicono ma lei è virologo. Osserva che il modo in cui abbiamo proceduto con il combinato di vaccinazioni da una parte e Green Pass da quell'altra ha consentito all'Italia avere oggi una condizione migliore di quella di altri paesi come la Germania, che alla partenza dell'estate invece sembravano nel rapporto tra popolazione e contagiati, soprattutto ricoverati e purtroppo qualche defunto, messa in una condizione migliore della nostra. In generale, il responsabile della campagna di vaccinazioni negli Stati Uniti, Fauci, ce ne siamo già occupati ieri, ha riconosciuto che l'Unione Europea nel suo insieme sta andando e va decisamente meglio degli Stati Uniti. Ricordo che al punto di partenza non era esattamente così, anzi c'erano qualche, diciamo, significativa polemica interna ai paesi europei sulle modalità e soprattutto le tempistiche di approvvigionamento dei vaccini. Vedete che le cose, che uno poi ci si mette seriamente a lavorare, al di là delle polemiche, funzionano bene. Leggo dichiarazioni un po' ovunque, ma insomma c'è un'intervista poi specifica rilasciata a Repubblica del leader della Lega Salvini, il quale dice nel titolo, il titolo naturalmente lo fanno i giornalisti, non Salvini, sul nucleare sto con Cingolani, quindi discutiamone, chi rifiuta anche solo di discutere, di approfondire un tema è una persona, diciamo, chiusa, ottusa, c'ha ragione. E poi dice, per quel che riguarda gli statali, sono favorevole al Green Pass. Allora, siccome non è che gli statali siano lavoratori significativamente diversi dagli altri, hanno un datore di lavoro diverso, evidentemente la distinzione più grossa qual è? Non è chi è il datore di lavoro, ma che lavoro fai, cioè se sei a contatto con il pubblico oppure no, cosa che infatti Salvini ha ieri sottolineato. È evidente che se hai a che fare col pubblico, che tu sia il gestore di un ristorante, il gestore di una palestra o l'ufficio dell'anagrafe, in ogni caso, avendo a che fare col pubblico, è bene ed è giusto che tu sia obbligato ad avere il Green Pass. Posta questa dichiarazione di Salvini, possiamo archiviare tutte le cose dette nelle ultime settimane tra le perdite di tempo e le polemiche inutili? Perché una volta che tu hai stabilito che tutti quelli che devono avere, hanno a che fare col pubblico, devono avere il Green Pass, ma di che altro stiamo parlando? Cioè, abbiamo perso un po' di tempo, vabbè, faceva caldo, dovevamo distrarci.
ci rimettiamo ai vari titoli legati soprattutto all'economia e alle parole del ministro Daniele Franco. Sì, appunto, l'apertura del giornale diceva addio sgravi fiscali perché ha detto che si fanno un anno dopo. No, non è quello che ha detto, non è quello il significato. Attenzione, se io faccio sgravi fiscali prima ancora di avere diminuito, tagliato la spesa pubblica corrente e improduttiva, faccio crescere quello che Draghi aveva chiamato il debito cattivo, proprio prima che lo chiamasse Draghi, sempre debito improduttivo era, cioè non è che lo ha battezzato, lo ha inventato, cioè è debito che non crea ricchezza. Quindi attenzione, se si vuole arrivare a quel risultato, e credo che l'Italia abbia veramente bisogno di arrivare al risultato di far scendere la pressione fiscale, si deve da una parte incassare il rimbalzo, cioè la crescita del prodotto interno lordo, che è molto significativa, è molto importante, è molto positiva, ma è pur sempre il rimbalzo rispetto alla caduta più forte che è stata nell'Unione Europea e che è la nostra, purtroppo, l'anno scorso. Non è che vuol dire ci possiamo girare attorno. E dopo, nell'incassare questo, come dice giustamente il ministro dell'economia Franco, i conti pubblici vanno risanati. Cioè il fatto di dover spendere i fondi europei e che la spesa dei fondi europei, o meglio, per la precisità, l'incasso dei fondi europei, aumenta il debito pubblico italiano per una parte, perché un'altra parte sono a fondo perduto, cioè non aumentano il debito, ma l'aumento di quel debito non è che significa che adesso possiamo spendere qualsiasi cosa in qualsiasi roba, tanto aumenta il debito, no, assolutamente no, la parte relativa alla spesa corrente e improduttiva va tagliata. Questo va ricordato perché è come la storia del ho la libertà di non vaccinarmi, ho la libertà di quello, ho il diritto di quell'altro. Cioè non è che è tutto, ognuno fa quello che gli pare, tanto poi qualcun altro paga. Non è così, bisogna essere persone serie e tra l'altro per riuscire a mantenere quel trend di crescita positivo e viva, straordinario, non dobbiamo ammalarci, tra le altre splendide cose. Che vale per chiunque nella vita faccia lavori produttivi, specialmente indipendenti. Se ti ammali è un problema. Se si ammala una collettività, se ci dovessimo malauguratamente richiudere, scordatevi tutto questo, quindi evitiamolo. Allora Davide, ci spostiamo nelle pagine interne del Corriere della Sera, perché insomma mentre nel nostro paese si discute su dove cominci, dove finisca la libertà individuale, mentre si parla molto spesso a sproposito di dittatura sanitaria, c'è una lezione che insomma non va sottovalutata, l'evidenzia pagina 6 oggi il Corriere, la lezione dei ventenni. La corsa a immunizzarsi, i ventenni responsabili e più liberi, ci sono dei dati dell'Istituto di Politica Internazionale, dell'ISPI, i giovanissimi tra i 12 e i 19 anni, la curva di adesione è in crescita costante e cresce più che nelle altre fasce. A te. È quello il bello, che naturalmente la percentuale dei vaccinati tra i più giovani oggi è più bassa rispetto alla percentuale dei vaccinati tra i più anziani, ma questo non deriva mica da una scelta dei giovani, ma di una scelta del sistema, della collettività, cioè abbiamo cominciato a vaccinare prima il personale medico, poi abbiamo fatto un canale, diciamo così, di favore per gli insegnanti, che infatti sono vaccinati più del 90%, e poi abbiamo proceduto per fasce d'età. Ma quando si è aperta la possibilità di vaccinazione ai più giovani, la curva delle vaccinazioni dei giovani è schizzata verso l'alto, quindi bravissimi. Ma però io ne traggo anche un'altra considerazione. Sapete che c'è? Questa è la conferma che questo tutto schiumare della rabbia social, col fatto che è digitale, uno dice sono i giovani, ma quando mai? Ma quando mai? Lì sono gli attempati, stempiati, un po' rugosi, incattiviti della vita, che ritengono di non aver avuto abbastanza rispetto a quello che meritavano, che sbagliano largamente i calcoli, e ce l'hanno con tutti gli altri. Sono i vecchi rintronati, sono i maturi non maturati, sono gli anziani cresciuti male, quelli che non sono mai diventati grandi. Quelli sono quelli. I giovani stavano da un'altra parte. Cioè, ma i giovani si vaccinano anche per andare in discoteca? Ma che il cielo li benedica! Ma perché si vaccinano, vadano dove credono. Io credo che poi, tra l'altro, prima di andare in discoteca andranno anche a studiare, a fare qualche altra cosa come tutti. Oh, c'è un pezzo interessante, l'apertura interessante oggi sulla Verità. Dice: non se ne esce.
in Israele alla quarta dose, come dire, questi vaccini li facciamo e poi mano a mano che li facciamo li dobbiamo rifare. Io non so perché sembra essere così difficile da capire, ma in realtà è abbastanza semplice. Io, per esempio, dal punto di vista del vaccino antinfluenzale, sono, adesso forse non vorrei sbagliare i calcoli, all'undicesima o alla dodicesima dose. Nel senso che lo faccio ogni anno e quindi voglio dire, fino a quando non schiatto probabilmente spero di arrivare alla 180esima dose. Il concetto qual è? Che un vaccino che riguarda quella roba lì non è che è eterno e quindi chi ha cominciato prima comincia prima a ragionare della terza dose, la quarta dose, ma è dall'inizio che noi diciamo che bisogna riprogrammare il secondo giro. E il secondo giro, quelli della verità, cosa pensano che ci sia? Ci sarà la seconda, la terza, la quarta e così via. Eccetera, somministrazione, è così. Si parlava appunto di reddito di cittadinanza. Andiamo a pagina 2 del Messaggero. Abolire il reddito, il rilancio di Salvini, il PD no, va riformato. Il capitano poi vede Meloni, emendamento alla manovra, c'è il gelo di Palazzo Chigi, la presidenza di Fratelli d'Italia, quindi la Meloni, dice è come un metadone di Stato, e Orlando risponde forse non sa cos'è la povertà. Davide. Ma è singolare questo titolo del Messaggero, che peraltro è corretto, cioè, abolire il reddito, il rilancio di Salvini, il PD no, va riformato. Perché per chi si fosse perso le precedenti puntate, Salvini votò a favore e il PD contro. Ma è straordinario questa changer la dame, che poi non è la dame, è sempre il professor Conte e Di Maio, cioè il Movimento 5 Stelle. Cioè prima l'alleato del Movimento 5 Stelle era Salvini e adesso gli alleati del Movimento 5 Stelle sono il Partito Democratico. Allora, piuttosto che sottoporsi a questa, diciamo, costante umiliazione di dover in qualche modo, diciamo, rinnegare se stessi ed essere trasformisti, ma non sarebbe più saggio da parte delle forze che hanno una consistenza elettorale, anche in questo momento non elettorale, diciamo sondaggistica, più consistente dire il reddito di cittadinanza così come è stato concepito non ha funzionato, e su questo sono d'accordo sia quelli che lo vogliono cambiare sia quelli che lo vogliono cancellare, che furono gli stessi che lo istituirono sbagliato così come è sbagliato. Però i sistemi di sostegno alla povertà e di reinserimento nel mondo del lavoro esistono in tutto il mondo civile, mentre il reddito di cittadinanza non esiste da nessuna parte nel mondo civile, da nessuna parte nel mondo civile, è chiaro, mai, non c'è da nessuna parte una roba di questo. Mentre i sostegni ci sono, ma c'erano anche prima del reddito di cittadinanza in Italia. E se ragionassimo su quelli, cioè su come cercare di farli funzionare meglio, sarebbe, come dire, una discussione forse un filino più costruttiva e anche meno umiliante per i partecipanti, perché sennò così devono ogni giorno continuare a sperare che nessuno si ricordi che avevano detto il contrario qualche mese fa. Allora Davide, cambiamo argomento ma non troppo, siamo a pagina 12 della Stampa. Sovranisti a Cernobbio, al forum Ambrosetti, dopo mesi di polemiche, l'incontro con abbracci tra Salvini e Meloni. Governeremo insieme, dicono, quando decide Draghi. E poi insomma c'è la prima pagina del Tempo che è emblematica, è poetica, la butta sul sentimento, finalmente sposi, una foto appunto molto grande di Salvini e Meloni, si abbracciano, stanno insieme e sorridono. Sì, sono, entrambi hanno legami sentimentali con altri che non credo si siano rotti a Cernobbio. Detto ciò, però, dire, è singolare questa, diciamo, affermazione che è la leader del Fratelli d'Italia, l'onorevole Meloni. Siamo una coalizione, intendendosi nel centrodestra. Gli elettori sceglieranno se premiare chi ha scelto di stare al governo o chi no. E ho capito. Ma se c'è chi ha scelto di stare al governo e chi no, come fate a essere una coalizione? O le coalizioni politiche oramai prescindono completamente da cosa uno pensa, vuole, fa? Perché così veramente la politica finisce con assumere questo atteggiamento di puro tatticismo che forse porta qualche consenso, anzi sono bravissimi, sia Meloni che Salvini sono bravissimi a calamitare consensi. Però ho l'impressione che nuoccia l'autorevolezza quando si parla. Bisogna affrontarlo questo tema, non si può essere alleati e al tempo stesso uno al governo e l'altro all'opposizione, non si può.
No, infatti non è previsto. Andiamo sulla prima, torniamo sulla prima di Repubblica, Davide. Dicevamo prima, a parte il titolo d'apertura sul Presidente della Repubblica, poi c'è questa fotonotizia. In realtà poi c'è un racconto di un inviato, dell'inviato di Repubblica. Intanto il titolo: tra le donne nascoste di Kabul. L'inizio, l'incipit di questo articolo è proprio molto significativo. Ma dove si nascondono le donne? Scrive Pietro Del Re. È quasi mezzogiorno, siamo in giro da più di 3 ore e non ne abbiamo vista neanche una camminare per strada. Le donne di Kabul, Davide. Le donne di Kabul, guardate, vi invito a guardarle quelle fotografie, perché c'è uno stereotipo che noi utilizziamo per le donne di Kabul: papaf, metti in pagina un bel burqa e hai risolto il problema, anche perché la donna non si vede. Poi per quello che ne posso sapere io, può essere Belfagor, un uomo, cioè uno con la barba, tanto non si vede niente. Invece queste sono foto scattate nel corso di una, forse un po' esagerato dire manifestazione, ma insomma hanno cercato in qualche modo queste donne di dire: ragazzi, cioè, cerchiamo di essere ragionevoli, e sono veramente foto molto significative. Adesso dico una cosa che può essere fraintesa, perché potresti essere tu, Giusy, cioè nel senso che guardale. Assolutamente. Hanno infatti gli occhiali da sole, il telefonino. Cioè sono assolutamente, sì. Siamo noi. No? In quella condizione, sì, c'è un velo sulla testa, però forse un premio, quella in primo quello potrebbe essere una sciarpa. Anche mia madre ce l'aveva. Non è che... Allora, quella roba lì è frutto dei nostri 20 anni a Kabul, in Afghanistan. Noi durante questi 20 anni quanto ne siamo stati orgogliosi? Durante questi 20 anni quanto abbiamo pensato che quei soldi fossero ben spesi? È inutile che ci prendiamo in giro, non ne siamo stati orgogliosi e non pensavamo che i soldi fossero ben spesi. Le opinioni pubbliche occidentali erano tutte per il ritiro, anche perché a parte i soldi c'erano anche i morti, perché mentre quelle donne lì con gli occhiali da sole, il telefonino, il capello fatto da un parrucchiere, stanno parlando con dei soggetti senza scarpe, con la barba lunga e un Kalashnikov in mano. Quindi non è che i nostri militari stessero lì, dicevano: ah, va a dirigere il traffico. Quelli sparano. Allora, ci avevamo anche i morti. Non è possibile ogni volta ragionare di queste cose piangendo su quello che non hai più e che invece hai conquistato tu. Rendiamoci conto che il nostro mondo è veramente un mondo migliore rispetto a quello di altri. Ma quando andiamo lì ci portiamo dietro un strascico del nostro mondo che dice: imperialisti, invasori, non si esporta la democrazia. Ecco, infatti la democrazia non si esposta, ma la libertà si tutela, e come? E quelle donne le abbiamo tutelate. Adesso abbiamo effettivamente un problema, che non riusciamo più a farlo. È così, Davide. E beh, cambio argomento per un attimo, abbiamo ancora un minuto e mezzo, ma voglio, insomma, ci tengo particolarmente a parlare con te di questo caso che tutta l'Italia, devo dire, ha seguito con estrema attenzione, il caso del tabaccaio di Napoli, che insomma ha preso questo biglietto vincente del Gratta e Vinci a 500.000 euro, è partito, l'hanno cercato, l'hanno trovato ieri mattina, la storia la sappiamo, era Fiumicino, voleva andare alle Canarie e non ce l'ha fatto, è stato beccato, e quindi uno dice: è finita lì. Io poi leggo il Messaggero oggi: finita la fuga del tabaccaio, ma il grattavinci è mio e l'ho depositato in banca. Controquerelato per calunnia l'anziana, e ha detto: lei mente. Sì, però vedi questa vicenda qua, che è colorita naturalmente, però guarda l'aspetto, dimostra che ci sono delle cose che funzionano. Allora, la rete dei i tabaccai sono concessionari dello Stato, cioè sono privati, tante sono 55.000, una cosa così, aziende private, familiari in buona sostanza, che lavorano su concessione dello Stato, sono controllatissimi e non si può sgarrare, e chi sgarra paga. In questo ci rimette la concessione su due piedi, voglio dire, per una cosa di questo tipo. In più, se ti prende il momento del pazzo, perché quello che se ne va via con il gratta e vinci di un altro è preso dal momento della follia, no? E poi lo pescano mentre prova di prendere un aereo alle Canarie. Poi sì, l'avvocato che ha detto contro querela, perché se la vedranno in giudizio. Però al monopolio dello Stato quella roba era già ferma, era già congelata, cioè funziona. Noi riusciamo a farle funzionare. Poi naturalmente ci occupiamo della parte colorita, diciamo, della faccenda, ma ricordiamoci che quel meccanismo di collaborazione tra pubblico e privato è un meccanismo che funziona, e appena c'è stato il momento del pazzo si è scattata immediatamente la regola di tutela, e poi naturalmente
se la signora avrà ragione, ma può darsi che abbia ragione lui, non lo so, io non c'ero. Certo, per infilare il casco, andare lì all'aeroporto per andare alle Canarie, non depone a farsi dal lato della normalità. Ragionevoli dubbi. Va bene, grazie Davide, appuntamento domani mattina 7:10 per la rassegna stampa. A domani e buona radiovisione a tutti.